Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz. Che vi ricorda, come sempre, di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, di lasciare un commento, eccetera, eccetera. Ma soprattutto chi vi vuole ringraziare a tutti quelli che hanno seguito i miei pronostici, i miei consigli. Spero che voi abbiate avuto almeno più fortuna di me. Quest'anno è stato un anno di melma proprio, lo si sapeva, l'anno Covid, stati vuoti dove non c'era il fattore campo, è stato un anno un po' particolare, poco indicato per chi, come me, ha la passione per le scommesse. Fortunatamente termina questa stagione, c'è l'ultima partita di Serie A. Ora, darvi qualche consiglio sulle giocate su quest'ultima giornata, già è stato un anno difficile, figuriamoci dove, diciamo, un anno dove c'erano degli interessi, degli obiettivi ed è stato duro. Figuriamoci nell'ultima giornata dove ormai è proprio una vacanza e per lo più è una passerella. Diciamo, l'ultima giornata sarebbe proprio da no bet. Il consiglio che vi do io è di non giocare o di prendere 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro e buttarli così, quasi come se fosse un super enalotto. Infatti, se vedete, tutte le partite, diciamo, a parte quelle dove ci sono ancora qualche interesse, ovvero Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juve, per il resto sono tutte quote molto molto alte. Pensate che l'uno del Cagliari è pagato a 2,10, due della Fiorentina a Crotone a 1,90 o l'uno del Crotone a 3,50, l'uno della Samp contro il Parma a 1,77. Si potrebbe fare un bel mix, tutti gol, tutti over, sperando che nell'ultima giornata sia un po' un festival del gol. Non voglio fare un consiglio generale sulla 38esima giornata, faccio questo video e per ringraziare tutti voi e per darvi appuntamento alla prossima stagione per quanto riguarda questo tipo di rubrica. Voglio però condividere anche per l'ultima giornata la giocata che farò io e mi fa piacere se anche voi vogliate condividere la vostra giocata con me. Per quest'ultima giornata sono andato su quelle partite che, diciamo, hanno ancora qualche interesse e poi ne ho aggiunte due così. Già so che sono, è una sestina un po' così buttata al vento, però ho fatto una quota alta 9,55, mi voglio giusto, cioè, mi piace il calcio, mi piace scommettere, è quasi una malattia. Io ci provo, viene bene, viene bene, viene male, andiamo avanti. Atalanta-Milan, il Milan ha bisogno dei 3 punti, l'Atalanta è una squadra che non regala nulla a nulla, a nessuno. Over 2,5, proprio così, buttata così, vai, giocata così. Giocata simile Spezia-Roma, due squadre che non hanno, speriamo si possano divertire, fanno un gioco molto propositivo, l'over, vai, buttata così. Bologna-Juve, la Juve ha bisogno dei 3 punti, il 2 è pagato veramente poco. Il parziale finale, 2 primo tempo, 2 secondo tempo, pagato bene e me lo prendo. Napoli-Verona, il Napoli se vuole andare in Champions deve vincere, il Verona non farà sicuramente, non sarà la vittima sacrificale. Si potrebbe giocare l'over 1,5 casa, pagato poco, penso che comunque Verona non vada a prendere l'imbarcata di gol a Napoli, in multigol casa 2,4. Chiude questa sessina che poi è una cinquina, Sassuolo-Lazio, mi auguro che almeno in questa partita la Lazio si lasci andare, una bella combo, gol più over e ci divertiamo tutti. Giocando questa mia cinquina, la quota totale è 9,55, che non è proprio male, anzi, perché ricordatevi che il poco conta, quest'anno anche il pochissimo sarebbe stato bello, il nulla niente, quest'anno ci accontentiamo proprio di un pugno di mosche. Bene ragazzi, io vi ringrazio per chi ha seguito questo video, ringrazio tutti quelli che hanno seguito i miei video, i miei consigli, che hanno cambiato qualcosa, sperando che siete stati molto molto più fortunati di me e diciamo, se vi fa piacere iscrivetevi, lasciate un mi piace e lasciate un commento. Ciao ragazzi!